Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a tema Harry Potter, questa settimana a doppio appuntamento, visto che volevo cogliere l'occasione di questo ultimo video dell'anno per farvi i miei auguri di Natale e di buon anno e per chiudere in bellezza con un ultimo unboxing potteriano. Si tratta di un unboxing che viene da EMP, ormai EMP fa parte delle nostre vite quotidianamente, è entrato con prepotenza e non uscirà mai più, visto che ragazzi ormai hanno continuamente esclusive, hanno continuamente nuova roba a tema Harry Potter ed io ci perdo le ore all'interno del loro catalogo e anche molti di voi, visto che ricevo ogni giorno una montagna di messaggi relativi articoli che trovate su EMP. Io intanto vi fornisco un ultimo codice sconto per quest'anno, è EMP12FANCO, lo vedete qui sopra in pressione, e vale per una spesa minima di 30 euro e vi darà diritto a 5 euro di sconto. Quindi ragazzi, approfittatene per le ultime spese pazze di questo 2017. Ma adesso ragazzi, bando alle ciance e andiamo subito a spacchettare questo bel pacco e vediamo cosa c'è all'interno. Ok, ci siamo, andiamo a dare una bella sbirciata all'interno, togliamo un po' di carta, abbiamo l'adesivo EMP natalizio, questa è la bolla e poi all'interno intanto abbiamo trovato questa che è un omaggio che fa parte del Backstage Club, perché per chi non lo sapesse, abbonandosi al Backstage Club si ha diritto ad un anno di spedizioni gratuite e limitate e ad ogni ordine superiore ai 30 euro c'è sempre un omaggio. Questa volta all'interno del mio ordine ecco che ho trovato questa bellissima sacca completamente in omaggio ed è la sacca del Backstage Club, quindi bellissima, questa la userò per riporre un po' delle mie cose e la mettiamo qui. Ora tiriamo fuori un'altra cosa, ecco qui, questo non ho idea di cosa sia, forse un altro omaggio, sì ragazzi, un altro omaggio, in questo caso si tratta di una candela con la forma delle corna del logo di MP, questa direi di metterla assolutamente qui sul tavolo, sulla mia scrivania e poi l'andremo magari ad accendere, vedremo, anche se io devo ammetterlo sono uno di quelli che non accende le candele perché non vuole rovinarle. Ma adesso ragazzi tiriamo fuori qualche altra cosa ed ecco qui questa che è una nuova teca di Noble Collection, era uno dei personaggi che volevo prendere ragazzi, ma chi prendiamo in giro, ormai li voglio prendere tutti, ed ecco che questa volta si tratta della civetta Edwige ragazzi. Anche in questo caso arriva tutto ben imballato naturalmente ed eccola qui. Andiamo a tirarla fuori velocemente dalla scatola per poi passare finalmente ad aprire le nostre Mystery Mini. Eccola qui ragazzi, come al solito non è stato per niente facile tirarla fuori dal suo imballaggio perché sono davvero super protette, ma ecco qui la nostra Edwige. Questa volta come sfondo della teca abbiamo una delle stanze di Hogwarts con le sue famose vetrate. Togliendo la teca, cercando di non fare danni enormi, ok, ecco qui, ecco che troviamo la nostra Edwige. È grande quanto la mia mano ed è appollaiata sopra una pila di libri. Andando a rimuovere Edwige, che può essere riposta anche senza la sua base, ecco che si scopre una base molto molto bella, tra le più belle tra quelle viste fino ad ora, perché è presente la mappa del malandrino, la bacchetta di Harry e altri due volumi. La particolarità di questo pezzo sta anche nel fatto che sotto questa pila di libri abbiamo un'incavatura che va ad infilarsi sull'altro libro presente sulla base, quindi non si nota quando si va a rimuovere Edwige che manca qualcosa attaccato alla base, e lo stesso vale per Edwige che comunque ha tutti i suoi libri al suo posto. È un piccolo accorgimento che hanno trovato per rendere il tutto più pulito alla vista e ragazzi sono queste le piccole cose, le piccole differenze tra Noble Collection e le altre aziende. Da notare, ve lo farò vedere più da vicino, la mappa del malandrino e la bacchetta di Harry riprodotte molto molto fedelmente. Davvero molto bella questa teca, tra le più belle a mio parere. Ragazzi, ogni volta vi dico così perché praticamente essendo tutte bellissime, ogni volta la nuova supera quelle precedenti. Non è che lo dica per essere falso, ma sono davvero bellissime. Ma adesso ragazzi passiamo alla parte che tutti stiamo aspettando, l'apertura delle Mystery Mini. Ecco qui la prima,
La seconda, questa è praticamente vuota, quindi è un buon segno. La terza, poi la quarta, la quinta e la sesta. Ce n'è una che è decisamente molto più leggera delle altre e quindi, ragazzi, io direi di lasciarla per ultima. Dov'è? Eccola qui, questa qui la mettiamo da parte e direi di andare magari per ordine di peso, vediamo. Apriamo questa che sembra una di quelle un po' più pesanti. Io spero di trovare le creature, spero di trovare il Pixie, spero di trovare l'Avvincino, spero di trovare la Sirena, spero di trovare il Dissennatore e anche il Testral. Vabbè ragazzi, spero di trovarli tutti, si è capito. E andiamo a spacchettare questo qui. Spero di trovare tutto tranne i doppioni, visto che già ho trovato una luna doppione nell'ultimo unboxing. Ma in caso quella poi la scambierò, comunque non andrà sprecata. Ma adesso apriamo la nostra prima confezione e vediamo cosa c'è all'interno. Eccola qui ragazzi, eccola qui. Spero non sia un'altra luna perché potrei dare di matto. Ma forse sì, vediamo, vediamo cosa c'è all'interno. Ecco qui, no, non è Luna, ma è Piton. Questo è Piton col suo sguardo super severo, infatti Severus, non per niente. Ragazzi, molto molto carino Piton, col suo completo viola, il mantello nero. Mi manca, ed è già qualcosa, quindi lo mettiamo qui accanto agli altri e apriamo un'altra box. Apriamo questa qui e vediamo cosa troviamo all'interno. Apriamo la nostra scatolina e tiriamo fuori il sacchetto. E in questo caso sento un cappello, quindi spero sia Harry, ma potrebbe essere nuovamente Hermione o Ron. Vediamo, speriamo sia Harry, speriamo sia Harry. No, ragazzi, primo doppio. Si tratta di Ron, quindi primo doppio di questa nuova infornata. Ecco qui la terza scatolina, speriamo di essere un po' più fortunato. Vediamo chi troviamo qui dentro. Tiriamo fuori il sacchetto, questo è molto grande, un altro cappello, anche se sembra diverso dagli altri, potrebbe essere Harry, ragazzi. Questa volta potrebbe essere Harry. Incrocio le dita, non voglio guardare, guardatelo prima voi. Chi è? Ditemi che è Harry. Harry. Ogni tanto una gioia, finalmente il terzo del trio, quindi siamo a posto. Adesso non voglio trovarne più, grazie, non mi servono più. E vediamo questa, no, questa è leggera, questa anche no, questa le teniamo per ultimo. Apriamo questa che è un po' più pesantina e vediamo chi c'è all'interno. Ragazzi, a terra come al solito un porcile nella mia camera. Ed ecco qui la nostra bella bustina. Un altro cappello, no ragazzi, un altro cappello. Un incubo, un altro cappello. Questa volta abbiamo trovato un altro Harry. Pazienza ragazzi, due doppi questa volta, ma sono abbastanza sicuro di non trovarne qui perché mi sembrano molto leggere. Vedremo. Allora, apriamo quest'altra, vediamo chi troviamo all'interno. No, questo è diverso, questo è decisamente diverso e mi sembra il dissennatore con probabilità 1 su 24, vediamo se ci ho azzeccato. Sì, vai ragazzi, sì, il dissennatore, questo è davvero molto molto ben scolpito, molto carino, mi piace tantissimo, fatto molto molto bene, questo è davvero bello, lo mettiamo qui assieme agli altri, se riuscirò mai a farlo stare in piedi, sì. E ultimo, ma non per importanza, solo per peso, ecco qui quello che praticamente sembra vuoto. Io spero sia una delle creature o il Pixie o l'Avvincino, ma sono abbastanza sfigato e quindi troverò di sicuro il gufetto. Ne sono abbastanza sicuro di questo, vedremo. Ultimo sacchettino che praticamente è vuoto. Ragazzi, minuscolo, vediamo chi c'è all'interno. Beh, ragazzi, la mia sfiga proverbiale si conferma. Ecco qui il gufetto. Il gufetto che non so che probabilità abbia, visto che ho gettato tutte le scatoline, ma comunque piccolissimo, ragazzi. Davvero piccolissimo questo gufetto. Io, se devo dirvi la verità, ragazzi,
fossi stato in Funko, avrei messo almeno due creature di queste così piccole nella stessa box, visto che comunque ogni box costa 7 euro. In ogni caso gli altri sono tutti molto molto belli. Io comunque metterò questo piccolo gufo accanto al mio Ron versione Funko Pop normale, quella grande appunto, i Funko Pop, perché ho realizzato che tutte queste piccole creature, sia queste che quelle della prima serie, possono tranquillamente essere affiancate ai Pop normali come loro animali da compagnia. Abbiamo il serpente di Voldemort nella prima serie, abbiamo la pluffola nelle nuove Mystery Mini seconda serie esclusive Barnes & Noble, ma ne abbiamo davvero tanti altri di questi animali. Abbiamo il Pixie, abbiamo la Vincino. Quindi ragazzi, questa ultima apertura al 70% è andata bene, visto che ho trovato solamente due doppioni su 6, ho trovato Ron ed Harry, ma va bene così, è il bello delle Mystery Mini, non si sa mai quello che può uscire da queste scatole. Io sicuramente ne acquisterò altre, acquisterò sicuramente quelle dell'edizione speciale presente su EMP, dove è possibile trovare Fred, George, il professor Lupin, ed è possibile anche trovare Fiero Becco, che mi piacerebbe davvero tantissimo. Io ragazzi adesso prendo una bacchetta per prepararmi al saluto finale, che ogni volta che viene dimenticato ricevo una valanga di messaggi, e ragazzi non lo faccio apposta, ogni tanto lo scordo. E io colgo l'occasione ragazzi per augurarvi i miei migliori auguri di Natale a voi e a tutte le vostre famiglie, auguri di buon anno, e noi ci rivedremo sicuramente il 2 di gennaio con un nuovo video potteriano, e riprenderà la normale programmazione settimanale. E con questo ragazzi credo sia davvero tutto, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, fatevi sapere sotto nei commenti se avete acquistato Mystery Mini, se avete acquistato nuove cose potteriane, se avete Mystery Mini da scambiare. Io vi ricordo il codice sconto di MP12 Funko da utilizzare fino al 31 dicembre su una spesa minima di 30 euro per avere 5 euro di sconto. Io non ho altro da aggiungere, ci sentiamo sicuramente sugli altri social, sarò attivo su Instagram. Ragazzi, se vi fa piacere seguitemi anche su Instagram, a me fa tantissimo piacere chiacchierare anche lì spesso e volentieri con molti di voi, quindi trovate tutto sotto nell'info box. E a questo punto non mi resta solamente che dire Lumos Maxima.